Buongiorno a tutti. Oggi si vota, si rivota in Francia. E leggevo proprio venendo qui da voi del raddoppio della procuration, cioè di quelle deleghe amministrative che si chiedono per chi non può recarsi al seggio rispetto al primo turno. Questo vuol dire che verosimilmente voterà più gente. In molti scommettono infatti che alla fine il bottino del Front National della Le Pen sarà molto più magro di quanto ci si poteva aspettare dopo l'esito di settimana scorsa, se non addirittura nullo. Però ecco, ciò che ha unito le forze contro la deriva xenofoba, insomma, ci si aspetta che si ricompatterà in un certo senso la Repubblica. Guai però se andrà così, ad ignorare o a ritenere superato il problema che si è aperto con il voto di settimana scorsa, quello del 6 dicembre, perché ecco, quell'esito agghiacciante ha scosso tutta l'Europa. A Bruxelles ne abbiamo parlato per tutta la settimana, no? E ovviamente questo ci riporta anche al voto che c'è stato recentemente in altri paesi, pensiamo ad esempio alla Polonia, pensiamo ad altri casi, pensiamo ad altri fronti che si aprono come quello del referendum in Inghilterra. Ecco, però in termini assoluti, la Le Pen, mi segnalavano alcuni amici socialisti francesi a cena la settimana scorsa, ha preso meno voti rispetto alle presidenziali del 2012. Certo, poi c'è anche una differenza di affluenza al voto tra le regionali e le presidenziali, però questo per dire che ecco, aveva preso 6.421.000 voti alle presidenziali del 2012 e 6.018.000 a queste regionali. Ecco, il punto è che sono quelli degli altri che non sono andati a votare. Ecco, ora magari per il secondo turno lo faranno, ma c'è poco da festeggiare in termini di rappresentanza, che è la prima tematica che affronteremo questa mattina anche con gli ospiti che mi seguiranno. L'unico voto utile è quello dato alle persone da cui ci possiamo sentire rappresentati, questo l'abbiamo sempre detto, ci ricordiamo anche nella campagna ligure, che è stato un punto abbastanza centrale del dibattito. Altrimenti è un voto per esclusione, che si trasforma o ritorna molto facilmente in un non voto degli esclusi, ed è questa la preoccupazione che noi abbiamo, perché a questi esclusi noi ci rivolgiamo da quando abbiamo lanciato Possibile e forse anche da prima, ed è con loro che vorremmo riallacciare quei fili dell'ascolto che si sono spezzati. È per questo che ci stiamo interrogando su cosa sia la partecipazione politica nel 2015, su come si declini, su come si stimoli, su come si possa coniugare coi tempi di vita e di lavoro delle persone. Questa è una discussione che abbiamo fatto già a Napoli, che continueremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Eppure la vicenda francese è stata, come al solito, strumentalizzata dal dibattito interno italiano, usata da alcuni per fare addirittura un nostalgico appello all'unità del centro-sinistra, mentre a Firenze si aggiunge un posto a tavola che c'è un amico in più e si chiama Beppe Sala, ad esempio. E qui mi pare che si faccia un errore di analisi incredibilmente goffo. Qualcuno l'ha già segnalato e molto meglio di me nei giorni scorsi. Si scambia la causa con l'effetto. Si propone come soluzione all'avanzata dei populismi un fronte compatto tra le forze democratiche, cioè una sorta di abbraccio ancora più stretto tra la sinistra e la destra tradizionali. Ecco, questo ancora più confonde i confini tra destra e sinistra. E invece forse proprio questa confusione, come ci diciamo da tempo, come racconta anche Pippo nel suo blog da tempo, è forse proprio questa confusione che è nato da molto e molto prima in Italia che in Francia, che fa abbandonare gli elettori, fa allontanare gli elettori dal voto, e forse è proprio questa tendenza che c'è stata a fare grandi coalizioni, a fare larghe e medie intese, a fare di cose di destra da sinistra in un certo senso, illudendosi tra l'altro di fare cose nuove. Beh, grazie a Dio, uno, voglio dire, si dovrebbe fare qualche domanda se non l'aveva mai detto da nessuno di fare il ponte sullo stretto, di detassare la prima casa e di fare ad esempio l'eliminazione dell'articolo 18, anzi l'avevano detto ma l'avevano detto dall'altra parte. Allora certo che davanti a questo, io mi scuso se sono un po' emozionata, arrivo da una giornata particolare, ne approfitto per scusarmi con la mia migliore amica che ho bidonato per il suo 30° compleanno per essere impegnata qui con voi stamattina. Certo è che appunto quello che sta succedendo ci porta a un rigurgito di nazionalismo. Badate che nel Parlamento europeo si respira davvero una brutta aria. Una brutta aria che porta anche appunto di nuovo sulle questioni come la sicurezza, sulla questione come il terrorismo, la sinistra a votare ancora di più con la destra. Ecco, io credo che è da questo che dobbiamo fuggire trovando soluzioni nuove, no? Come ci raccontava Cristina al Politicamp, il populismo si rinforza laddove
i governi sostanzialmente si rifugiano ancora di più nei propri egoismi e quindi sostanzialmente nazionalizzano i successi ed europeizzano le sconfitte. Il populismo attecchisce nella mancanza delle risposte ai bisogni fondamentali della gente, nell'incapacità di dare risposte europee, ad esempio alla crisi migratoria, ed è una cosa sconvolgente, ma ne ho già parlato molte volte. Ecco, o ad esempio rispetto alla minaccia terroristica non si può ribadire il semplice approccio securitario che ha fallito fino a qui, servono risposte nuove. Ecco, di questo parleremo e vorremmo introdurre questa riflessione di oggi proprio sul tema della crisi della rappresentanza, che è molto strettamente collegata anche a quella delle riforme. Avremo con noi degli ospiti che vi introdurrà subito dopo Pippo, che ci parleranno anche di quanto la riforma elettorale, ad esempio, di quanto la riforma costituzionale rischino ancora di più di eliminare e di allontanare gli esclusi. Io credo che, lo dico sempre e chiudo, io credo che bisogna tenere bene presente un fatto, che la crisi della rappresentanza è un paradosso perché si collega alla crisi di un modello che è spietatamente individualistico, eppure non ha prodotto risposte collettive, anzi le poche che ha prodotto le ha prodotte nella società, nelle nuove forme di mutualismo, nelle grandi innovazioni sociali e culturali che stiamo vedendo e così poco raccontate dalla politica. Ecco, però per questo bisogna tenere presente che l'unica cosa che può fare la sinistra anche per rispondere al populismo è di riprendersi il suo ruolo, di rivendicarlo con forza. E come ha scritto qualche giorno fa Pippo, la definizione della sinistra era proprio questa. Noi dobbiamo tenere al centro che la sinistra ha un ruolo ben preciso e non altri, quello di lottare contro le disuguaglianze almeno su tre grandi piani, che sono le disuguaglianze di potere, le disuguaglianze di sapere e le disuguaglianze di reddito, ed è per questo che noi abbiamo messo quell'uguale nel nostro simbolo. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie Ellie, la risposta italiana a Marion Le Pen e Ellie Schlein, non è una battuta, è vero.